Buongiorno, buongiorno a tutti, questa è la nostra ultima diretta web prima della pausa delle vacanze natalizie, quindi colgo l'occasione chiaramente per ringraziarvi e fare tanti auguri a voi e alle vostre famiglie per un buon Natale. Ringrazio della presenza Barbara Mustini, redattrice di Di Canale Napoli Canale. 21, benissimo, Grazie e ti ringrazio, grazie di essere qui e ti do subito la parola per le varie domande di questa a lei. Allora, giornata. innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori di Regione.web. La prima domanda di quest'oggi ce la pone Ciccio da Portici che le dice: anche lei, Presidente, aveva proposto l'elevazione dell'età pensionabile, non crede che la concertazione con le parti sociali avrebbe dato luogo a risultati migliori e più equi? Cosa risponde? Sì, nel senso che penso che quando si affrontano temi così delicati per i cittadini, in questo caso per i pensionati, il tema centrale è sempre avere un confronto, poi si chiama concertazione, ma comunque un confronto serio, approfondito con le forze sociali, perché sono loro che hanno il senso intanto hanno i tanti iscritti nelle loro associazioni, nei vari sindacati, prevalentemente di pensionati. E quindi in particolare ci sono alcune classi di lavoratori, che sono lavoratori che hanno quei tipi di lavori che si chiamano usuranti, ci sono varie tipologie, quindi non è che possiamo dire si può elevare l'età pensionabile per tutti. Questo è sbagliato perché non è possibile. E quindi non si può andare manco in maniera diciamo settoriale, pensando di fare così dire dei tagli anche in questo caso di carattere orizzontale. Quindi perciò serve la concertazione, così serve il dialogo con i sindacati, poi si può decidere diversamente, però questo diciamo in questa fase è mancato un po' perché il decreto è stato chiamato decreto Salva Italia, c'era l'urgenza, l'Europa, siamo in emergenza, quindi tante cose non si riescono a fare, quindi credo che il governo Monti abbia scontato questo momento di emergenza. Anch'io sono dell'idea che soprattutto quando c'è una crisi economica, in particolare perché dobbiamo pensare alle giovani generazioni, alle nuove generazioni, che non po potrebbero non avere la sostenibilità di una pensione adeguata dopo tanti anni di. Tutti i giovani che iniziano a lavorare Tardi. non hanno, ecco, la stessa possibilità di avere come i loro genitori una pensione come era un po' vecchi tempi. E quindi per fare in modo che non ci sia un passaggio così brusco, allora è meglio chiedere a chi intanto vuole lavorare in più, quindi tutta la parte diciamo della rimanere in attività perché si è volontari, perché si lo si fa volontariamente e questo bisogna garantirlo sempre. E poi quelli che possono lavorare di più, e ci sono alcuni lavori, il pubblico impiego ed altri, dove è possibile aumentare di più l'età pensionabile. Io sono sempre stato dell'idea di selezionare, guardiamo le cose che non si possono fare e invece diamo la possibilità proprio per sostenere le pensioni dei giovani che ora iniziano a lavorare, che hanno iniziato a lavorare in questi anni, di fare un sacrificio dei più anziani e quindi di dare a loro la possibilità di lavorare di più e rendere sostenibile quella curva previdenziale dei contributi che sono necessari soprattutto per le nuove generazioni. Però detto questo, condivido, è opportuno che queste decisioni così difficili si facciano sempre con il confronto col sindacato. Ancora il prossimo cittadino ci pone una domanda, lei pone una domanda sul governo e dice: Presidente, i tecnici stanno facendo benino. Ma lei crede che dopo se ne debbano andare a casa o restano incollati alla politica e alle poltrone? Ma intanto questa è una fase di passaggio, di emergenza, di sospensione del bipolarismo, perché oggi c'è al governo una compagine, un Presidente del Consiglio, a partire dal Presidente del Consiglio, ad andare poi a tutti i ministri che non hanno avuto un mandato popolare. Beh, siamo in democrazia, è evidente che se un cittadino decide vuole anche che ci sia da parte di questa decisione, del voto, il fatto che appunto uno vota un governo e quel governo deve rispettare il programma e sugli impegni con gli elettori. Anche qui la crisi economica, la situazione particolare dell'Europa, tanti temi che hanno fatto sì che chiaramente questo governo sia nato fuori dalla logica democratica bipolare del voto del cittadino. Però è una fase, il Presidente del Consiglio ha detto chiaramente che è una fase. Che poi questo governo possa diventare politico, nessuno lo esclude. Oggi è il primo il Presidente del Consiglio a dire che continuerà, cioè quando finirà questo mandato,
riprendere il suo vecchio lavoro, l'hanno detto molti ministri, però questo non si può mai dire in politica, nel senso oggi è un governo tecnico, diciamo di emergenza più che tecnico, fatto da tanti tecnici, ma è un governo di emergenza, può diventare anche un governo politico. È chiaro che un governo politico può avere il mandato elettorale, quindi è evidente che poi deve essere, non è che può diventare politico solo perché fa politica, ma diventare politico solo se i cittadini decidono che quello è il governo che non solo hanno avuto ora, ma vogliono avere anche per il futuro. Cambiamo argomento perché Salvo Dionato le pone una domanda sulla sanità e dice: leggo che il governo vorrebbe intervenire sui ticket sanitari. In particolare, mi pare di capire, dice Salvo Dionato, che vorrebbero modificare il criterio dell'esenzione dal ticket, non più solo in base alla cronicità della malattia, ma anche al reddito percepito dal malato. Lei come giudica tutto ciò? Che sono assolutamente d'accordo. Questa mattina c'è un'intervista del neo ministro della Salute che affronta questa questione, ma noi come regione e anche con il governo Berlusconi abbiamo affrontato il tema del ticket. Il ticket significa che noi dobbiamo coprire delle prestazioni sanitarie dove non c'è più il trasferimento di risorse pubbliche, cioè il governo non dà più le risorse e il cittadino in parte deve pagare. Ma quale cittadino paga? Allora il tema è intanto vedere meglio le fasce di reddito. Quindi devono pagare chi ha di più, deve pagare, bisogna verificarlo anche nel nucleo familiare, quanti familiari a carico, quanti anziani a carico, situazioni chiaramente particolari che si possono solo capire nelle famiglie, quindi bisogna andare a vedere caso per caso. Ci sono delle prestazioni che anche se oggi sono definite fuori ticket, però io sono convinto che nel momento in cui mancheranno le risorse, per garantire le fasce sociali più deboli, anche chi a redditi alti, credo che debba iniziare a pagare alcune prestazioni che oggi vengono messe in quelli che vengono definiti LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza che vanno per tutti. E ricordiamo che l'Italia è il paese in Europa che ha la sanità che copre di più tutte le prestazioni, più di 6.000 prestazioni sono coperte dal sistema sanitario. Poi ci sono grandi differenze, sanità che non funziona, sanità che funziona meglio, ma sono disparità territoriali e anche sul ticket, per ritornare al ticket, rientra in questo quadro generale, quindi sono assolutamente d'accordo con la domanda di un cittadino che va rivisto, ma va rivisto soprattutto a tutela di chi non può pagare prestazioni sanitarie e quindi qui ha chiaramente maggiori difficoltà di reddito. Invece adesso c'è un cittadino che si firma precario della vita e dice: l'Italia ormai è in recessione, teme conseguenze per l'ordine pubblico in Campania, viste le stime sulla perdita di posti di lavoro. Beh, questo è un tema che ci dà molta preoccupazione, ma dal primo giorno in cui ci siamo insediati, il primo grande tema della regione è la crescita, però la crescita della regione non ci può stare se non c'è la crescita dell'Europa e del paese, e quindi abbiamo una grandissima preoccupazione. Noi dal punto di vista economico, sociale, politico, di dare risposta ai tanti lavoratori che oggi rischiano il posto di lavoro e tantissimi giovani che non trovano il posto di lavoro perché c'è una contrazione dei livelli occupazionali in Italia, in Europa e anche in Campania. È evidente che quando avviene in paesi in realtà che stanno meglio, stanno bene, possono sostenere anche fasi di crisi, questo non può succedere da noi. Da noi non è possibile, già con i tassi di disoccupazione a due cifre, avere ulteriori crisi. Quindi abbiamo chiesto, lo stiamo facendo noi per parte nostra, tutte le risorse disponibili che possiamo utilizzare per gli ammortizzatori sociali, per accompagnare le fasi di crisi, lo stiamo facendo, l'abbiamo visto con Fiat, l'abbiamo fatto con Alenia, l'abbiamo fatto con Finmeccanica, lo facciamo con tutte le aree di crisi, anche di aziende medie e piccole, di aree di crisi molto violente, però non avremo sempre risorse per far questo. Quindi abbiamo chiesto al governo di intervenire soprattutto sulla crisi. Io ho fatto una battuta qualche giorno fa al tavolo del governo quando si discuteva di cose importanti, gli apprendimenti dei nostri giovani nelle scuole, di matematica o di inglese, la lavagna digitale, sono tutte cose fondamentali nel nostro sistema scolastico. Però ho anche detto stiamo attenti perché è bene pensare a queste necessità. Ma non dobbiamo correre il rischio che dall'altra parte, mentre pensiamo all'inglese e alla matematica, il padre e la madre di questo ragazzo rischiano il posto o perdono il posto di lavoro. Quindi noi dobbiamo tenere, bilanciare le due cose, soprattutto in un momento di crisi, credo che dobbiamo soprattutto tenere presenti gli elementi occupazionali, di tenuta dell'occupazione e poi pensare a creare
nuovi posti di lavoro. Adesso è Mario Enea che le pone una domanda e dice: ho letto che per la Coppa America sarà necessario cambiare il campo di regata e che questo determinerà l'emissione di un nuovo bando per l'aggiudicazione delle opere necessarie. Ci sono i tempi per realizzare tutto questo o faremo l'ennesima brutta figura? Ma intanto le difficoltà ci sono su Bagnoli, siamo in attesa di avere tutte le autorizzazioni, in parte sono quelle del Ministero, quindi vengono da Roma. E, è un'area chiaramente per ragioni storiche, no? Un'area in cui aveva una grandissima industria, quindi c'è un'area legata a alcune bonifiche e non sempre in Italia, devo dire, la tempistica è favorevole agli eventi, per decidere ci vuole tempo e il Ministero dell'Ambiente impiegherà tempo, forse almeno dalle ultime notizie, per darci le autorizzazioni su Bagnoli. Quindi che significa che noi dobbiamo pensare, ma abbiamo già un piano B, proprio per evitare quello che diceva giustamente il cittadino, di evitare brutte figure. E quindi stiamo pensando a un piano B che non ci soddisfa come Bagnoli, perché per noi Bagnoli è comunque la soluzione ideale, ma se non dovessero arrivare le autorizzazioni in tempo, si sta studiando un piano alternativo. Adesso è il momento di vedere un breve contributo firmato. Presidente Caldoro, da giovane laureata c'è possibilità di trovare un'occupazione nel campo sanitario in un prossimo futuro? Ho risposto più di una volta a queste domande, vedo che ritorna perché è evidente che nel settore sanitario noi abbiamo attualmente più di 5.000 posti di lavoro tra personale medico, personale non medico, assistenti oppure in generale tutte le qualifiche che servono al sistema sanitario, quindi è il grande polmone. Noi da qualche anno siamo fermi col blocco del turnover legato, non possiamo fare assunzioni perché abbiamo sforato il patto di stabilità, quindi abbiamo un piano di rientro, tutte questioni che abbiamo affrontato in più di una volta. Però ora siamo arrivati a un punto in cui siamo troppo sottorganico, quel sottorganico non produce effetti di risparmio, sicuramente non ne produce in termini di servizio ai cittadini, è evidente, ma neanche di risparmio, perché quelli che prima dicevo, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè nella sala operatoria tu devi tenere quel numero previsto dalla legge e quindi quando ti mancano sei costretto a doppi turni, straordinari, attività che generalmente creano un sovraccarico di lavoro per quei lavoratori che ci sono, ma anche un costo in più rispetto al fatto che si possano assumere giovani, medici, personale paramedico, giovani, amministrativi ed altro. Quindi abbiamo chiesto al governo, e siamo fiduciosi di poter avere la deroga, di lavorare per prevedere a breve nuove assunzioni, chiaramente per concorso, che potremmo attivare nel sistema sanitario. Quindi la risposta che posso dare a chi è preoccupato di questo, guarda quella come una prospettiva, quella sarà sicuramente una prospettiva possibile. E a proposito dei posti di lavoro sono arrivate due domande in diretta, una gliela pone Ivano da Caserta, che dice: caro Presidente, volevo sapere se ci saranno nuove assunzioni nel settore sanità. Beh sì, ho risposto, vedo che il tema, anche le domande che arrivano in diretta, su questo è un tema molto molto sensibile, io stimo attorno alle 5.000 unità che possono essere previste con l'attuale a costo zero, come si suol dire, cioè all'attuale abbiamo quel livello di spesa, se lo organizziamo meglio possiamo assumere 5.000 persone e rispettare lo stesso tetto di spesa, quindi questa ipotesi, prospettiva, che non è un'ipotesi, molto realistica, di prevedere nel prossimo futuro concorsi per circa 5.000 nuovi assunti nel settore sanitario. E anche Peppe da Pompele pone un'altra domanda e gli dice: la Regione ha un progetto cantierabile, tra virgolette, a medio termine per la crescita? Ma abbiamo tantissimi progetti cantierabili, e, abbiamo qualche problema di risorse perché mancano i trasferimenti nazionali, quindi abbiamo dovuto, molti cantieri sono fermi perché costi, la crisi, quindi mentre il governo dava un certo numero di risorse ogni anno, da un po' di tempo si è fermato. Quindi noi compensiamo con tutto quello che abbiamo noi in cassa, ma è poco rispetto a grandi opere che sono finanziate a livello nazionale. È un tema che con il governo stiamo affrontando, ma è evidente che anche su tutti i grandi progetti, dovrei elencarli, abbiamo fatto in più di una trasmissione tra la portualità, i grandi temi del trasporto, i temi dell'ambiente, perché abbiamo bisogno di
fare delle grandi azioni di risanamento e di bonifica, come si è ricordato anche su Bagnoli. Il tema del lavoro, quindi tutta la parte che riguarda il sostegno all'indotto per i grandi settori di sviluppo della nostra regione. Quindi abbiamo messo in campo tantissimi progetti, però questi hanno bisogno poi di un aiuto da parte del governo, come è sempre avvenuto, perché ci sono dei finanziamenti che sono previsti nazionali. A proposito di risorse a disposizione, Peppe Rinaldi scrive: ho letto che sono state tagliate risorse da parte dell'Unione Europea su grandi progetti che lei ha sempre considerato un'importante risorsa per la nostra regione. Ora che cosa si rischia? Beh, si rischia perché quello che dicevo prima, una parte di questi grandi progetti sono cofinanziati, vuol dire che una parte lo mette lo Stato. Lo Stato mette più o meno il 35% su queste opere, ma ne mette l'80% su altre opere, come il sistema metropolitano in particolare, quindi ha sempre il governo con le sue fonti di finanziamento. Queste le ha bloccate, o meglio non le dà più con la necessità che hanno bisogno queste opere. Quindi il rischio è che abbiamo evitato in parte nel 2012, ma il governo ci ha già detto che ha bisogno di recuperare risorse che riguardano la sua quota. Quindi se il governo ci diminuisce, ci fa abbassare questa sua quota di finanziamento, noi rischiamo di non poter finanziare tutte le opere, le grandi opere che abbiamo messo in cantiere. E a proposito delle grandi opere, il prossimo ascoltatore parla di Pompei e dice: ho letto che i fondi per Pompei arriveranno tra gennaio e febbraio e che i lavori non inizieranno prima dell'autunno. Nel frattempo c'è l'inverno con le sue piogge. Quante altre opere degli scavi vedremo cadere prima di rivedere Pompei in sicurezza? Ma intanto noi come Regione Campania siamo, abbiamo il sito nella nostra regione, in questi comuni, ma non è un sito al quale possiamo noi intervenire. Noi possiamo dare una mano e la stiamo dando, ma è una mano straordinaria, perché tutto a Pompei, il sito di Pompei non riguarda la regione, o meglio le responsabilità della regione, certo, ma riguardano il governo nazionale, cioè riguardano il Ministero dei beni culturali, che è l'unico insieme alle sovrintendenze titolare dell'intervento. Quindi spetta a loro controllo, manutenzione. La regione non può intervenire nel sito. Quando ci hanno chiesto una mano, abbiamo dato una mano come Regione Campania. L'abbiamo data insieme a tutte le regioni meridionali. Abbiamo detto: prendete una parte delle nostre risorse, 105 milioni di euro, perché il governo non le aveva, e ne facciamo un grande progetto Pompei, e abbiamo fatto un grande progetto Pompei con le risorse regionali. Quindi diciamo le regioni e la Regione Campania è totalmente con le carte in regola, fa di più di quello che dovrebbe fare per Pompei, che è un bene dell'umanità, quindi non è solo un bene, ci mancherebbe, regionale, non è neanche un sito italiano, è un sito mondiale di UNESCO, patrimonio UNESCO, quindi è evidente che su quello dobbiamo attivare tutte le attenzioni, che non sono solo i fondi nazionali, ma i fondi europei, i fondi privati internazionali che vogliono venire per difendere questo straordinario bene. Lo abbiamo fatto con 105 milioni di euro, chiediamo l'investimento privato e speriamo, questo chiaramente è una sollecitazione e un augurio, che la progettazione esecutiva sia pronta in tempi rapidi. Non solo per non correre il rischio di nuovi crolli, e questo è evidente, ma anche per partire subito con i lavori di valorizzazione dell'area. Il prossimo cittadino invece è di Ercolano e dice: ero presente alla sua visita al MAV, perché se ne sente parlare così poco? Perché è una brutta abitudine nostra di non valorizzare in generale, ma noi dico istituzioni, cittadini, dei musei bellissimi che abbiamo, ma non perché il MAV non sia conosciuto, o anche tanti altri musei nostri, perché hanno, voglio dire, riconoscimenti internazionali e anche hanno un gran successo di pubblico. Mi hanno detto che su Ercolano ci sono circa 80.000 visite l'anno, quindi parliamo di un museo molto visitato, ci sono molte scolaresche. È più un problema di promozione, ecco, la parte conoscenza all'estero, turismo, vediamo nel mondo cose sicuramente meno importanti delle nostre, ma molto meno importanti, che però vengono veicolate attraverso circuiti di comunicazione internazionale. Ecco, noi siamo un po' carenti come sistema paese nella capacità di poter vendere le nostre belle cose nel mondo, un po' forse perché sono talmente belle che pensiamo che non debbano essere descritte. Perché certo le meraviglie che abbiamo noi, abbiamo parlato prima ora di Pompei, insomma è evidente che parliamo di cose che non ha nessuno al mondo, e forse pensiamo che questo sia sufficiente, come vediamo non lo è, anche per dare una mano a tante attività che sono nella zona,
che invece devono essere conosciute e valorizzate non solo da noi in Campania. Ancora abbiamo Anna Savastano che scrive: caro Presidente, l'anno che sta per finire è stato un anno duro e pesante, quali speranze ci può dare per credere nel 2012? Non perché le difficoltà siano finite, dobbiamo affrontare, ma è ben noto a tutti, una stagione ancora difficile di mancata crescita e di sacrifici. Bisogna farlo con serietà, però con fiducia, nel senso che al di là del fatto che bisognerà chiedere, come si sta chiedendo ai cittadini, ai lavoratori, dei sacrifici, di farlo sapendo che queste situazioni non sono capitate solo a noi, o meglio, sono capitate all'Italia tanti anni fa. Ma ricordiamoci di recente quello che è avvenuto in Argentina, in Brasile, ma anche la famosa Corea che ora ha ritmi di crescita straordinari, ha avuto nel 97 con una crisi violentissima, peggiore di quella che sta avendo l'Europa, eppure si sono rimboccati le maniche, hanno fatto tantissimi sacrifici, però oggi è ancora uno dei paesi, oggi è un paese che ha una crescita di 6 punti di PIL, noi siamo a zero, quindi lasciate immaginare quanta ricchezza producono e se oggi si sente il giovane coreano piuttosto che l'argentino e il brasiliano ha una grande fiducia nel futuro e dice: io sono sicuro di poter avere più opportunità di mio padre. Questo è il segnale forte di un paese che è riuscito dalla crisi, ora sta crescendo. E se non ci rimboccheremo le maniche, lavoreremo sodo, noi come Italia e noi come Europa, in generale come cittadini europei, perché da soli sarà difficile farcela, dobbiamo guardare a questo momento di difficoltà sapendo che dobbiamo superarlo per riuscire ad avere la ripresa e la crescita economica, e tutto si può fare solo se si ha voglia e soprattutto se ha fiducia nel futuro. Adesso scriverle un dipendente della regione che dice: ho letto che domani presenterete il nuovo ordinamento della regione, ma in concreto cambierà qualcosa per noi dipendenti e soprattutto per i cittadini? Ci saranno veri risparmi sulla gestione dell'ente? Beh, l'obiettivo è questo. L'obiettivo è non solo risparmiare, che va sempre bene se si può, ma non può essere contro i dipendenti regionali o contro il cittadino. Però è l'organizzazione che cambia, è un'organizzazione molto pesante. Noi siamo scesi negli anni, questo è da oltre 800 dirigenti della regione Campania, ora siamo sotto i 300, quindi c'è stata una grandissima cura dimagrante. Chiaramente non è che sono stati cacciati, sono andati in pensione, sia ben chiaro, quindi non sono stati riassunti, proprio perché avevamo un obiettivo di raggiungere più o meno il livello delle altre regioni italiane. Noi avevamo, per fatti storici, assunto, quindi avevamo tantissimi dipendenti, oltre il numero previsto dalle regioni, anche tantissimi dirigenti. Quindi ci stiamo rimettendo in linea, riorganizziamo i servizi in maniera moderna, con responsabilità più chiare, quindi migliore organizzazione, la migliore organizzazione è sicuramente più utile ai dipendenti regionali, quindi io sono convinto che alla fine a sistema saranno tutti più felici di poter lavorare in un ambiente che gli permetta la maggiore valorizzazione e soprattutto di poter dare quelle risposte che noi diamo agli enti, ai comuni e ai cittadini in termini di risoluzione dei problemi, quindi una macchina che funziona è la premessa per risolvere i problemi. Il prossimo cittadino, Ermenegildo Musella, parla della presentazione della nuova Panda e le chiede: lei come giudica il nuovo modello di contratto di Pomigliano per gli operai del Vico e per l'indotto? Va presa come una sconfitta o come una medicina amara da dover prendere a forza? Guarda, guardando e visitando lo stabilimento straordinario, vedendo il viso, le facce dei lavoratori, sono i loro a parlare, non dobbiamo parlare noi. Se si sentono i lavoratori che erano lì in apertura della fabbrica, iniziavano a vedere la prima auto che usciva dallo stabilimento, basta guardare loro, non c'è da fare. Io consiglio una visita, ecco, andare lì e vedere come sono contenti i lavoratori di essere tornati in fabbrica. Ma soprattutto una fabbrica modernissima, una fabbrica che è il prototipo al mondo della Fiat, 700 milioni di investimento, quindi tutta automatizzata, dove tutti i vecchi carichi di lavoro, anche di peso, non ci sono più. Beh, ci auguriamo chiaramente che questo comporti non solo una bella fabbrica che produca il numero di auto previste, ma che incrementi questo numero di auto previste e che si arrivi a riassumere tutti i lavoratori col numero più o meno che era previsto all'inizio, sostenendo l'indotto. Noi come regione abbiamo voluto garantire la fase ponte, abbiamo investito sugli ammortizzatori sociali, abbiamo accompagnato
attraverso l'investimento sull'indotto e il rilancio di questa grande azienda. Quindi non possiamo che definire una vittoria. Quando si riapre una fabbrica, ritornano i lavoratori in fabbrica, si fa un bel prodotto, tra l'altro un prodotto italiano, una macchina italiana che ha successo, non possiamo che essere tutti felici che questo sia avvenuto. L'alternativa era chiuderla, oggi avere lì uno stabilimento abbandonato e non uno stabilimento vivo come è quello di Pomigliano della Fiat. La cittadina Virna De Matteo parla invece di cultura e dice che sabato Muti a San Carlo è stata un'esperienza indimenticabile. Quale futuro per il Massimo Napoletano si può prevedere in Campania? Beh, c'è stata una settimana per noi significativa, sia per la vicenda dell'apertura dello stabilimento della Fiat di Pomigliano, poi abbiamo avuto l'occasione di partecipare al varo delle officine di manutenzione del nuovo treno a alta velocità privato dell'NTV, che però hanno deciso di investire in Campania. Quindi c'è stato un investimento di oltre 200 milioni di euro che prevede 250 lavoratori assunti nello stabilimento di Nola, che è un'officina di manutenzione di questi treni. L'abbiamo inaugurato qualche giorno fa, abbiamo fatto l'inaugurazione dello stabilimento di Pomigliano. Questi sono segnali che voglio dire positivi che ci devono dar fiducia perché le cose possono migliorare e cambiare. Poi abbiamo partecipato alla straordinaria prima del San Carlo. Intanto voglio dire che è stata fatta con quel richiamo alla serietà, alla sobrietà di evitare che questo evento fosse una passerella. Quindi tutti erano lì solo per... No, invece c'è stato un taglio di grande sobrietà, come il momento ci richiede. Però questi appuntamenti vanno fatti, al di là del fatto che la prima è anche un'occasione. Però noi era fondamentale investire in cultura e il nostro lirico, dopo tanti anni, è tornato con i conti a posto. Merito chiaramente del commissario Anastasi, della gestione commissariale, ma merito anche dei tanti investimenti. Io colgo l'occasione qui perché l'ho fatto in altre, pur non avendo mai fatto sconti, rimanendo il mio giudizio fortemente critico, chiaramente all'amministrazione che mi ha preceduto, perché abbiamo contrastato, c'è stato un contrasto e c'è stato uno scontro politico che ha prodotto un risultato elettorale, quindi da questo punto di vista non posso che ricordare tutti gli aspetti anche negativi di un'azione amministrativa che non ha prodotto gli effetti che doveva produrre, però in quello non c'è mai tutto il nero o tutto il bianco, tutto scuro, tutto il chiaro. Io devo fare un riconoscimento in particolare al Presidente Bassolino e alla sua giunta di aver lavorato per impostare il rilancio del San Carlo attraverso il finanziamento dell'opera del San Carlo e di averlo fatto anche per esempio quando ha dovuto decidere l'ampliamento dell'area di Nola per permettere l'insediamento del NTV e quindi anche della produzione del nuovo treno con l'officina. Quindi anche in questo noi dobbiamo sempre raccogliere il meglio delle cose che si fanno ed è giusto anche riconoscere ai propri avversari che quando si è operato bene e si sono fatte le cose bene, questo debba essere riconosciuto. Il rilancio è una cosa che invece noi ci siamo intestati, perché pensiamo che invece bisogna fare molto molto di più di quello che è stato fatto nel passato, molto molto di più, perché l'azione amministrativa deve soprattutto rispondere e tema Fiat per noi è stata una grande sfida, ci abbiamo creduto noi, non so se questo sarebbe stato possibile farlo con altre maggioranze politiche, però l'abbiamo voluto fare proprio perché sapevamo che era fondamentale aprire quello stabilimento. L'abbiamo fatto anche nel rilancio del San Carlo, perché al di là della realizzazione dell'immobile, dell'investimento dell'immobile, abbiamo voluto fare il programma dei 5 anni, dare certezza agli investimenti in cultura, col San Carlo avendo anche, e questo per noi è un riconoscimento ancora maggiore, la presenza del maestro Muti. Il maestro Muti torna al San Carlo e non solo torna al San Carlo con la prima, ma con altri appuntamenti, tra l'altro continua in questi giorni, quindi a rappresentare il Requiem, non è più di un fatto simbolico. Il maestro Muti è l'eccellenza nel mondo, siamo contentissimi chiaramente di averlo qua, contentissimi che lui sia ritornato a San Carlo, quindi vuol dire che condivide questo investimento e questo percorso, l'ha detto anche chiaramente a chiusura della giornata, quando ha voluto dire qualche parola a noi, al pubblico,
riconoscendo e sollecitando uno sforzo a non abbandonare San Carlo, uno sforzo per la cultura. Noi abbiamo garantito questo percorso di 4-5 anni di investimento, è passato già un anno, ma ce ne sono 4 davanti, e di farlo, a questo gliel'abbiamo chiesto, lo ribadiamo questa richiesta, che ci sia sempre comunque la sua presenza e anche la sua supervisione sui programmi della stagione San Carlo. Prima di vedere il prossimo contributo filmato abbiamo il tempo ancora per una domanda di Geppina da Napoli, che le scrive e dice: venerdì si è chiuso il giubileo per Napoli, al quale lei è stato sempre molto presente. Secondo lei che cosa ha rappresentato questo evento per Napoli e per i napoletani? Ma io devo solo ringraziare il Cardinale Sepe, la Chiesa di Napoli, per aver avuto questa, dare questo, aver dato questo grandissimo segnale. E il giorno di per Napoli ha rappresentato l'apertura di tante porte che riguardava i grandi temi del lavoro, dello sviluppo, della cultura, ce ne sono stati tanti. Ed era un grande messaggio di, prima di tutto, di speranza. Il Cardinale ha detto in maniera molto precisa: nelle difficoltà dobbiamo guardare al futuro e avere speranza nel futuro. E quindi non solo l'esempio, l'esempio anche di realizzare piccole cose di cui eravamo disabituati a fare, dei piccoli segnali di solidarietà, di attenzione, che in questo momento servono per dire se ci diamo una mano, se crediamo nella speranza. È anche un percorso di fede, questo è indubbio, ma la Chiesa e il Cardinale l'hanno voluto intendere così, e quindi di richiamo di fede, in credere nella persona, nell'uomo, nella possibilità nell'uomo di poter operare verso il bene per il bene. Quindi tutti aspetti positivi, e sono convinto, anche se l'ho visto partecipando in quasi tutti gli eventi, che questo messaggio è stato recepito, quindi il segnale forte c'è stato tra i cittadini, quindi questo ognuno vuol dire che deve fare la propria parte, chiaramente noi come istituzione siamo chiamati a fare la nostra. È il momento di vedere l'ultimo contributo. Presidente Caldoro, in che modo ha intenzione di valorizzare le bellezze della nostra regione in modo tale da incrementare il turismo e dare la possibilità anche a noi giovani di inserirsi in questo campo? Ah, grazie, ne parlavamo prima, quindi aggiungo che prevediamo, non solo abbiamo varato la legge di riordino del turismo, quindi tutta... E sarà presentata, è presente in consiglio, quindi sarà presentata alla giunta, approvata alla giunta, andata in consiglio, quindi riordiniamo tutta la parte della legge sul turismo, una legge organica attesa da anni anche da molti operatori e da tutti gli operatori, e poi di fare quello che avevamo detto prima, cioè abbiamo tante cose belle, dobbiamo fare in modo che siano comunicate meglio soprattutto all'estero, quindi è un compito di mettere in campo anche una buona comunicazione, quindi delle strutture, noi abbiamo tante tra l'altro nella regione, che possono dedicarsi in particolare alla bellezza dei nostri posti, di rappresentare le cose straordinarie che abbiamo e far dimenticare attraverso le cose belle qualcosa di brutto che abbiamo vissuto nel passato, che è sempre dietro l'angolo, sia ben chiaro, perché il rischio, rifiuti, sicurezza, criminalità, ci sono state fatte tante battaglie sulla criminalità per esempio, sulla sicurezza nelle città, il rischio è sempre dietro l'angolo, però dobbiamo combattere quelli che sono i nostri punti negativi e dare chiara l'impressione soprattutto all'estero che stiamo facendo di tutto e di più per risolvere questi problemi, e poi soprattutto per veicolare e rappresentare al meglio le nostre straordinarie bellezze. Siamo in chiusura, prima di salutarci un augurio in vista del Natale a tutti i napoletani. Sì, grazie, ringrazio intanto Barbara Mustilli e ringrazio tutti i collaboratori che chiaramente sono qua attorno a noi, che lavorano per il buon successo, tra l'altro lavorando molto perché fare una diretta è complicato, faremo in modo un giorno da fare un giro per vedere che cosa dobbiamo fare per chiaramente realizzare una diretta, quindi veramente un grazie a tutti i collaboratori, auguri a tutti i cittadini campani di un buon Natale e ci vediamo subito dopo le feste. Arrivederci.